Ragazzi, ragazzi, buongiorno. Questo video ha vinto in quiz che avevo pubblicato su Instagram. A dire vero, quiz ancora non è finito, ma siccome io ho visto un sacco di voti, ma proprio tantissimi voti per questo titolo, ho capito che lo devo assolutamente fare e lo sto facendo anche se ancora non è finito. Però ho preso in considerazione anche altri titoli che io credo che farò. Quel tema del video, no? Probabile video, futuro video. Però penso di fare, sì, non tutti, vediamo quando, ma adesso facciamo questo. Tre varianti andremo a vedere se tu lo rivedrai ancora. Quindi andremo a vedere prima di tutto la persona, chi sei tu, chi è lui, se tu vedi che riconosci ciò che è la tua stessa. Se ti risuona, vado a vedere un pochino l'energia di questo momento tra te e lui e poi andremo a vedere se sì, se ci sarà ancora questo incontro e magari potremo vedere anche come sarà. Ok, tre varianti. Vi invito di seguirmi su Instagram, Anirietero, e partecipare in quiz. Non li faccio ogni giorno, però quando faccio è abbastanza divertente, io penso. Ok, andiamo, tre varianti, iniziamo dalla variante numero 1, che è questo fiorellino, lo metto qua. Lavoriamo sempre con queste bellissime carte di... come si chiamano queste carte? Si chiamano così. Ah, Before Christmas. Questo, perché mi avete chiesto, qualcuno di voi mi ha chiesto. Vi faccio vedere la scatola. Che ce l'avevo qua vicino. Ok, tu adesso pensa alla persona, a lui. Aha, iniziamo con le macchine. Ok, puoi pronunciare il tuo nome e anche il suo nome. La prima domanda, chi è lui? Lui? Descrizione sua un pochino breve. Qualcuno di voi se la tira, o come si dice, qualcuno troppo stella, vuole essere proprio conquistato. Non so chi, ma abbiamo questa energia in fondo. Tre carte, chi è lui? Io penso subito faccio così, questo è lui, tre carte, chi sei tu, ora mi è venuto di fare questo, il diavolo ce l'abbiamo, finita, io qua penso che è finita questa storia, ma siccome dalla parte tua è il diavolo, alla domanda chi sei tu viene in fondo il diavolo, quindi quando capisco quello che si la tira, quello che vuole essere conquistato, desiderato, unica stella nel cielo è lui. Tu, diavolo, sì, ti ha ferito, ti ha colpito a ego in qualche modo, ha colpito il tuo ego in qualche modo, ma dalla parte tua c'è questa dipendenza forte, quindi sì, qui può essere un legame intenso, o è stato un legame intenso e non è proprio finito, non sei riuscito ancora a liberarsi. Lui, questo è lui, te. Questa sei te. Facciamo in questo modo. Adesso voglio prendere due carte che metterò qui. Se vuoi, se sarà questo incontro. Se lo vedrai ancora di persona, se riuscirai a rivederlo. Due carte. Qua la lascio, se non basta prendo ancora e poi andremo a vedere anche cosa succede. Adesso basta così. Lui, Babbo Natale in appeso, Babbo Natale in appeso, regalava sicuramente tante emozioni, tanto di tutti i colori a te.
adesso è appeso, non si muove. È bloccato lui, come persona è bloccato. Ora apriamo tutte le carte, così ti dico. Ok, io questa parte ti posso dire che è una persona abbastanza romantica, lui. Lui è un romantico, uno che magari ascolta le canzoni di amore, può fare belle dediche di diverso tipo. Sa far stare bene la persona, la donna, se parliamo di donna. È una persona come un vero cavaliere che aiuta, aiuta al prossimo, aiuta soprattutto a chi vuole bene, aiuta ai amici. Però abbiamo questo peso, non è felice lui, lui è una persona infelice. Non mi basta questa carta, la devo aprire per capire perché lui non è felice. Appeso, chi è questo appeso? Apriamo questo appeso. La famiglia è appeso. Qui potrebbe essere una cosa, qui potrebbe essere che lui vive con gli schemi. La sua famiglia l'ha educata in un certo modo, le ha dato certe regole, valori e altro. E proprio questo che le ha dato la famiglia non permette a lui essere felice, non può essere felice. Questo ora come esempio per capirvi meglio che cos'è. È come per esempio una persona, lui si innamora di una donna che è separata con un figlio e i genitori le hanno impostato che lui deve sposare una certa Maria, che è amica di loro famiglia, senza figli. Oppure, non so, può essere impostato che la moglie deve essere solo una donna che non ha mai avuto marito e non ha mai avuto figli. E può essere ancora tanto, tanto, cioè la differenza di età, tipo lui si innamora di una donna che è più grande di lui e la sua famiglia non è d'accordo. Cioè possono essere diversi schemi proprio, insegnamenti che vengono dalla sua famiglia e proprio questi insegnamenti non lo rendono felice. Lui dovrebbe scegliere o sorpassare la linea gialla e scegliere quello che lo rende veramente felice, tradendo in qualche modo le tradizioni di famiglia, oppure vivere la vita in appeso, ecco come vediamo qua. Potremmo approfondire. Andiamo a vedere tu chi sei. Io penso che questa persona, questo uomo ti ha toccato proprio molto, molto profondamente, ti ha toccato perché io vedo la papessa qua. Magari in qualche modo tu lo intuisci, lo senti a livello energetico proprio, lo sogni, ti ha toccato in profondo molto e magari grazie a lui hai scoperto di avere qualche dono speciale, no? Intuito, magari grazie a lui hai iniziato la tua ricerca, hai trovato nuovi amici, nuovi interessi, cioè nuove cose magiche anche come carte o qualcos'altro dal mondo esoterico. Tu comunque sei la papessa con il dono qua, sì, tu con la parola puoi curare. Con la parola, indirizzare poi, curare, dare consigli. Però comunque ti vedo, vedi che questa ragazza lei si cuce feriti. Ti sei uscita, ti stai riprendendo un po', ma adesso ti guardi più dentro, nella tua anima. Ok, questa sei te. Andiamo adesso a vedere se
Secondo lui cosa succede tra te e lui? O cosa è successo meglio? Uomo, dimmi cosa è successo tra te e ragazza? E il tuo racconto, cosa è successo? Ognuno a casa sua. Ognuno a casa sua, ognuno è rimasto nella sua zona di comfort, non ha avuto il coraggio di cambiare la vita, non ha avuto il coraggio di buttarsi nel vuoto. Questo mi viene. Cosa è successo, uomo? E lei? Qui poteva essere una situazione dove uno di voi non era proprio libero, ma non era proprio libero, qualcuno impegnato con altre persone, poteva essere, oppure altri problemi, tipo una relazione al lavoro. Due colleghi di lavoro. Comunque, sette di spade è una carta che dice che non si poteva vivere questa storia a luce del sole in tutta piena sincerità. Quindi qui c'era una bella amicizia, dice un'amicizia, un qualcosa di tenero, carino, sei di coppia. Ok? Comunicazioni, conversazioni, magari messaggi al telefono anche. Vedo le conversazioni. Però solo conversazioni perché non si poteva incontrare fisicamente, un contatto fisico non c'è. Tre di denaro, aprimi. Sì, c'è qualcosa di molto importante che non si può cambiare. Però la voglia di vederci c'è ancora, è forte. Anzi, questo uomo sta pensando di vederti, sta sperando, ma sta sperando in un incontro, ma come casuale sembra, un incontro casuale oppure un incontro, cioè un'opportunità di incontrarci. Qui giudizio, vedete, come lui spera, che il vostro incontro è già prescritto, no? Come in questa carta. Spero che ci sarà. Io vedo che o voi non siete mai visti, oppure voi non avete possibilità di vederci, ma la speranza c'è, ok? Anche dalla parte sua. Cioè, tipo come esempio può essere la distanza anche. Sì, dalla parte tua era la distanza e per incontrare, per caso incontrare non si può, ma magari se tu vieni a lavorare in sua città o per altro motivo vieni nella sua città, lui spera di vederti. Sembra una cosa così. Per qualcuno sarà così. Uomo, parlami di ragazza che guarda questo video. Chi è per te lei? Ragazza che guarda video. È una donna simpatica, molto allegra, mi piace questa donna, io la rispetto. E anche qua mi viene come potresti essere tu impegnato con un'altra persona, non con lui. O eri prima o adesso. Chi è ragazza che guarda video? Re di coppe. Ponte di candele. Matto. Allora, lui con te si è sentito un bambino, dice. Tu dentro di lui hai toccato quelle cose romantiche, sai, quando un uomo si sente un po' scemino perché prova delle sensazioni forti che non ha provato da tanto, tanto tempo. Hai svegliato dentro di lui il bambino. Proprio chi sei tu? Sei quella donna che è riuscita a svegliare dentro di lui il bambino. Ok? In senso positivo qua.
Ok, che sensazioni provi quando pensi alla ragazza che guarda i video? Ecco, uno di coppia, tu gli piaci. Ma io vedo che qua può essere ancora scambio energetico. Scambio energetico tra di voi, nel senso, o voi ancora parlate, al telefono parlate, oppure questo scambio energetico può essere se voi non parlate, che tu vai a vedere le sue storie, o tu cerchi informazioni di lui nei social, o lui di te, o quello, comunque scambio c'è, ancora c'è, non è una cosa vuota. Che sensazione provi? Voglio, ma non posso. Ora un attimo. Nove di bastone. Non parlate, io vedo. Allora, dice, io voglio vederla. Voglio vederla, ma non posso vederla. Non posso perché è abbastanza isolato e stanco. Qui può essere che qualcuno di voi aveva sfiducia. E questa sfiducia un po' raffreddata, fatta freddare vostra storia, la sfiducia. Dice, voglio ma non posso più perché si chiude lui, aprimi questo non posso. Il sole, egoismo in mezzo, sì. Ah, famiglia questa, sì, famiglia, non posso perché famiglia. Sì, proprio la sua famiglia. Vicina, chi è questa? Giustizia. Oh no. Ah, perché allora, qui può essere questo. Qui può essere che sei tu impegnata e hai detto lui, hai fatto capire che se lui in qualche modo, non so, agisce nei tuoi confronti. Qui tu li farai caput e lui anche ha paura di muoversi. No, nel senso non come una cosa pericolosa, tipo non ti avvicinare a me, se no io ti denuncio se ti avvicini a me. No, sembra che tu hai messo le regole, hai messo limiti e tu non vuoi che lui si avvicina. O se tu questo non hai fatto, qui può essere una figura femminile. Legata alla sua casa, alla sua stabilità, alla sua famiglia, che può essere mamma oppure una compagna, se tu lo sai, moglie, che dice che se lui si avvicina a te, se lui si muove verso di te, qui può proprio essere, può esplodere una bomba, può succedere un casino, così mi viene. Dice voglio ma non posso. E questo 9 di bastone, cioè questa cosa che... come imprigionato, l'uomo non può fare quello che vuole fare. E anche all'inizio mi era detto che lui dipende tanto dalla famiglia. Quindi qua probabilmente tutto questo gira intorno alla sua famiglia. La sua famiglia. Dice, vuole, non posso. Ok, cosa provi per la ragazza che guarda i video? Un posto. Uno di bastone parla di attrazione fisica, impulso, desiderio, quando la fiamma, no? Si accende, tu vuoi. Cavaliere di bastone dice, io la voglio avere, voglio fare amore con lei, voglio vederla, toccarla, voglio, non so, baciarla, leccarla, quello che vuoi. Ma qua l'ultima carta è il diavolo, ragazzi, cosa vi posso dire? Se una cosa era, non so, un'altra cosa più tranquilla. Qui proprio l'uomo sta impazzendo dalla voglia, qua, voglia. Proprio sembra come una ossessione, hai preso tutti i suoi pensieri. Oh, mammina mia, apriamo il tuo diavolo, uomo. Che cos'è? Come un possesso, ossessione, non so, possesso, ossessione, io ancora ragazzi non ho capito la differenza tra queste due parole.
quindi posso sbagliare. Uomo, per te questo diavolo, che cos'è? Nove di denaro. Tu ce l'hai tutte le qualità di donna che lo fanno impazzire. Quindi qua può essere 9 di denaro, che tu sei proprio il regalo per lui, non 9 regali. Regalo come donna, perché tu sei molto bella, perché tu hai in carattere queste qualità, forse tu sei quella donna molto orgogliosa, non so, questo orgoglio sano, no? Cioè tu hai qualcosa di così tanto prezioso per lui che lui proprio perde, cioè esce fumo, perde le difese sue. Veramente, stai impazzendo, semplici parole. Che cosa è per te ancora questo diavolo uomo? Sì, tu lo fai perdere la testa anche in senso negativo. Qui ce l'abbiamo proprio una grandissima attrazione fisica, perché dove ce l'abbiamo una grandissimissima attrazione fisica, ci sono sempre anche negativi aspetti. Dove tu puoi farlo arrabbiare senza niente, cioè non facendo niente, puoi farlo arrabbiare. Perché mi sembra un po' che dalla parte tua c'è qualcosa che lui non può avere, o non ti può avere, o tu non ti fai avere, perché tu sei in qualche modo irraggiungibile a lui. Comunque, anche all'inizio di stessa, mi ricordo adesso, tu eri, avevi questo diavolo. Quindi, è un legame forte da entrambe le parti, tra di voi, legato proprio alla chakra di sotto. Una cosa di sesso legato, legamento fortissimo questo passionale, ma anche tu ce l'hai qualcosa, visto che tu eri papessa e adesso tutti questi diavoli mi dicono che tu puoi proprio avere questa energia, di donna, questo magnetismo forte che è difficile non perdere la testa per te, e qui per te possono perdere la testa. Bambini, animaletti, cannolini, cioè un'energia molto intensa. È tua, perché sei anche papessa. Una strega, ragazzi. Di streghe tutti si innamorano, è così. Va bene, quindi andiamo a vedere se ci sarà questo ricordo, incontro tra te e lui. Se tu lo rivedrai ancora. Come vi sembra, ragazzi? Impariamo a leggere i tarocchi. Vi faccio vedere da vicino. Certo, senza dubbi. Non ci sono dubbi che voi vi incontrate. Ma anche forse voi dopo, quando vi incontrate, vi tenete per mano, vedete? Andrete avanti tenendosi per mano. Sì, questo incontro sarà, come sarà un incontro che volete tutti e due, quindi se Di Bastone dice che tutti e due siete in vincita, perché cioè, avete la vittoria, perché tutti e due volete tenersi per mano. E qui può essere se Di Bastone amante, un incontro che poi porterà anche la passione per vivere questo. Fatti amore in semplici parole, perché sei di bastone questi candeli con amanti che è proprio preso di stimolo, di questo impulso, vostri feromoni dopo andranno a fare esplodere tutto. Cioè, come finirà per te e per lui? Vediamo un po', magari non rovinare. Speriamo di non rovinare. Per te e per lui come finirà? Per te e per lui, te sinistra e lui destra. Ragazzi, diavolo. No, vabbè, quanti? 4 volte, 3, 4, non mi ricordo già il numero, ma diavolo parecchio forte qua. Qui io vedo che voi non riuscite a togliere di dosso uno l'altro. Cioè tu respiri lui. Lui tuo ossigeno, come anche a lui te, c'è una cosa molto intensa tra di voi. E qui questo incontro passionale che finirà di nuovo questo click, questo forte, questo legame tra di voi.
Senti, tanto legati. Click io lo immagino come non so, quando porto il cane a spasso, io gli metto quella cosa, il collare, e dopo faccio click con questo, la corda. Mi viene questo click. Come per te, come finirà? Eccoci, legata per lui. Ecco, guarda come. No, voi qui proprio guardate come simili, come voi siete simili. Per te finirà come? È successo, dirai. Io so che non posso senza di lui, ma so anche che con una persona come lui non può avere il futuro. Ma non so come fare, cosa, come comportarmi, perché lui c'è, ho bisogno di lui, ma capisco che non è per me, non va bene, c'è un qualcosa così dalla parte tua, tu dici io non so che fare con questo legame, è così forte che io non so, non capisco dove mi porterà. E anche lui la stessa identica cosa, però vedete, due spade non ce l'abbiamo noi, dico 8 di spade, 2 carte in un mazzo non c'è. Quindi per te 8 di spade, per lui 9 di spade, per lui un po' più, cioè quello che sarà per te anche per lui, ma un po' di più paranoia, più preoccupazione. Non riuscite uno senza l'altro. Apritemi, cosa succede? Queste tutte spade, non è che ce l'abbiamo qualche cosa fatta, volevo fare qualche cosa fatta che scappa, diavolo. Non è che voi siete due strigoni e voi vi siete incantati, legati uno all'altro? Che significa? Perché ha parecchi. Voglio vedere, la magia c'è qua. Controlliamo. Che cos'è? Stella. Non c'è magia, io non vado a vedere. Stella, qua tutto pulito. Non c'è. No, no, no. Non si parla di me. Vabbè, controlliamo ancora. Non si parla di magia. Qui c'è una cosa animica. Una cosa intensa. No, no, non c'è magia, no. No, c'è un'altra cosa. Qui c'è una storia che non è riuscito. Una storia tra di voi, c'è una storia che non è mai riuscita a essere vissuta. Non siete riusciti a vivere questa storia. E finché voi non riuscite a viverla fino in fondo, questa storia è come una stella a quale bisogna arrivare. Finché voi non riuscirete a stare insieme almeno per un po' di tempo come una coppia, mangiare gelato, svegliare mattina, fare amore, mangiare gelato in parco a luce di sole, una cosa così mi viene. Niente, io ho finito, ragazzi, ho finito questa variante. Incontro sicuramente ci sarà, e non so, io spero che magari in qualche modo ti ho alzato umore oggi. Adesso io stoppo video e noi andiamo alla seconda variante. Voi raccontate come vi siete trovati. Andiamo avanti, variante numero 2. Inizio e macchine fanno rumore. Quando inizio in macchine, anche macchine iniziano, questo volevo dire. Ok, adesso pensa alla persona. Puoi pronunciare il nome suo, anche il tuo. Tre carte per descrivere lui, tre carte per descrivere te e 2 carte che risponderanno alla domanda se ci sarà questo incontro, se lo rivedrai ancora, no? Lui. Qui io vedo che questa persona ce l'ha tante paure, preoccupazioni con quale lui deve superare le sue preoccupazioni. Può essere anche ansia. Sembra che sulle sue spalle ci siano tante responsabilità. E queste paure lo paralizzano un po', non lo fanno muoversi. 3 carte, chi è lui? Oh, va bene, facciamo così. E un altro mazzo. Adesso chi sei tu?
10 di coppe, energia di famiglia. Comunque sei una persona in armonia con te stessa, una persona con una forte energia. Vedete come escono le carte doppie. Lui doppio e anche tu doppia. Ok. Due carte che vedremo dopo. Due carte che mi risponderanno alla domanda. Se non mi bastano, prenderò altre due carte. Se ci sarà incontro, mi manca ancora una. Le lascio qui. Ok, guardate, anche qui così tanti paure, preoccupazioni, sofferenza. Può essere anche senso di colpa se ti ha fatto qualcosa. Si sente parecchio pesante questo ragazzo. Adesso. Ok, chi è lui? Sono venute due carte. Ecco, guardate, la stessa cosa. E adesso io mi rendo conto che questa carta era anche in prima variante di un altro mazzo. Ah, che casino. Lui non sa come andare avanti con te. Lui in qualche modo è bloccato, paralizzato. Non lo so, o lui ha problemi con le gambe, o ha problemi tipo prigione, ospedale, o qualche altra cosa che non lo fa muovere, che non può passare. Uscire non può, si sente bloccato in qualche modo, oppure semplicemente ha tante crisi nella sua vita, che la prima peggiore crisi sarà la sua testa, nella testa crisi, diciamo così. Io vedo una persona che, oddio mio, si sta proprio preoccupando per amore, proprio. Cavaliere di coppe con 8 di spade, quasi di candele, come il diavoletto, no? E regina, lui. È molto, ci sono tante emozioni, una persona che a volte forse anche un po' troppo emozionale, come dire, squilibrata può sembrare, è uno che si arrabbia e dimostra questa rabbia, non so, butta qualcosa, spacca qualcosa, batte la porta forte, va via, telefono in muro, lancia, o una persona proprio, non so. Può piangere, può alzare la voce, litigare, urlare. Non lo so se tu lo conosci così, ma almeno adesso lui è questo. Anche le parole qua può essere proprio un po' pizzicotti di parole. Negativi tipo parole. E tu chi sei? Tu sei una persona. Ruota di fortuna, tu ce l'hai cicli, momenti, magari hai ciclo, ce l'hai cicli, adesso in questo momento sei un po' triste, delusa, non so, comunque hai dovuto lasciare andare qualcosa alle spalle, forse lui hai lasciato alle spalle, sì, triste inquadrato perché ce l'abbiamo anche a 5 di coppe. Triste per amore, triste per qualcosa che non puoi avere, hai dovuto lasciare andare. Qui può essere la strada, che a distanza tra di voi può essere anche una distanza grande, che non vi permette di incontrare e per questo tu non lo puoi vedere. Qui può essere anche distanza, anni distanze, tipo non chilometri solo, ma anche anni che tu non lo vedi. E non lo senti, che è passato parecchio tempo, ma ancora ti ricordi di lui, pensi, quando pensi con tristezza. E anche lui, vediamo che lui potrebbe anche sentire delle emozioni profonde per te, ma siccome ci sono tanti ostacoli che impediscono a comunicare o agire in qualche modo come vorrebbe lui, diventa questa donna isterica lui.
qui può essere che proprio dalla parte tua è stata fatta una decisione difficile, una decisione di lasciare andare. E tristezza, ce l'abbiamo. Ok, questa era la descrizione. Se tu ti riconosci, andiamo avanti. Facciamo così, prendo le carte. Ok, voglio che mi racconta lui cosa è successo o cosa c'era tra di voi prima. Perché tu sei venuto qua a fare la domanda, a guardare questo interattivo, no? Vuol dire che non proprio tutto bene, no? Chance perduta, chance bloccata, c'era una chance data a voi, ma perduta. Qui qualcuno poteva essere qualcuno di voi che cercava sempre di chiarire, parlare, chiarire per capire quanto importante in vita di altro. E questi chiarimenti potevano mettere un freno. Cosa è successo secondo te, uomo? Chi? Tu? Tu chi sei in questa carta? Molto. E ragazza? Anche lui si è allontanato. Lui dice che lui ha dovuto allontanarsi. Allontanarsi anche se tu provavi dei sentimenti con lui. Tu lo volevi vedere, tu volevi costruire. C'è stata l'attesa. Attesa. A me mi sembra che questo uomo ti metteva in attesa di proposito, in questa attesa ti poteva nascondere qualcosa o potevano essere anche le bugie. Tu lo aspettavi, speravi, no? Lui ti diceva, cioè cercava le scuse per non fare quello che tu aspettavi, ma queste scuse erano inventate, tipo bugie, qualcosa. Cos'è veramente? Sette di spada era. Uomo voleva avere il potere su di te. Voleva lui comandare, voleva lui avere il controllo di tutta la situazione tra di voi. E altro, come accorda, ti voleva dire. Sì, a me mi sembra come io ho aperto questa seta di spade. Questa seta di spade è più manipolazione, non qualcosa di tipo tradimento. Sì, vabbè, se tu sai che questo uomo ti ha tradito è un altro caso, ma siccome qua è un interattivo, io ti posso dire che questa seta di spade è perché, cioè, lui in qualche modo ti ingannava perché realmente non ti poteva dare quello che tu vuoi, volevi. Tu qualcosa da lui volevi, un rapporto stabile, un qualcosa tu volevi, no? E lui ti diceva aspetta un po', non so, devo risolvere un problemino, ma la verità è che lui semplicemente non aveva le risorse giuste. Ora dipende che situazione è. E sperava sì di avere il suo pieno potere in questa storia e avere quello che gli mancava. Dipende. E come esempio qui poteva essere che ragazza voleva, come esempio, trasferire a vivere con lui e lui diceva aspetta che c'ho da biancare i muri, c'ho da vediamo come va col lavoro, se mi faranno il contratto, aspetta, aspetta, ma la verità è che c'è un sacco di cose che erano contro ciò che non ti diceva.
Cosa possono essere queste cose ancora? Tinganavalo. C'è tutta una lista di cose, ragazzi. Cosa? Tutta una lista di cose che lui non poteva cambiare. Qui può essere che tu hai figlio, per esempio, e questo uomo per lui li pesa un po' perché, non perché pesa figlio, ok? Ma perché comunque è una grande responsabilità e lui non può darti quello che vorrebbe dare. Sì, quando due persone, se non ci sono figli, possono andare a vivere anche sotto la ponte, ma se c'è un figlio, dove vai? Sotto ponte non puoi più. Come esempio, ora dipende, ragazzi, abbinate, è un interattivo. Qui possono essere non solo figli, qui possono essere amici. L'uomo non era pronto di lasciare la sua vita, quella che lui è abituato a vivere. Amicizie, amiche. Aveva bisogno del tempo forse a vivere un po' una storia così leggera, senza impegno. Tu gli chiedevi qualcosa che non ti poteva dare e cercava di vincere il tempo. Mi viene una cosa così. Ho dato un po' di varianti. Ok, la mia domanda era: cosa voleva avere uomo con te? Intenzione, tipo, cosa voleva? Sette di coppe. Lui non sapeva cosa lui voleva. Non sapeva di preciso, pensava che tu potresti essere regina di denaro sua, la donna con quale lui vorrebbe una cosa stabile. Però non era sicuro, visto che siete di coppe, è come quando uno ancora non è deciso che sei tu, amore della vita, che magari vado a vedere in giro se non trovo qualcosa meglio, allora scelgo te. Magari è brutto quello che dico, ma è quello che mi viene, non so come spiegare in altro modo, non so spiegare. Magari sembro anche cattivo un po' adesso. Andiamo. Cosa volevi, uomo? C'è una ex che era prima di te, un'altra donna, una ex da quale lui non era staccato. Quindi, a quanto pare, questa persona aveva bisogno di vincere un po' di tempo per staccare da una ex, da una ragazza che era prima di te, per capire un po', no? Aveva bisogno di vincere un po' di tempo. Qui poteva essere che durante la vostra storia, durante il vostro, non so, nel tempo in cui voi stavate insieme, questo uomo spesso tornava con pensieri a pensare a un'altra ex. E per questo lui un pochino si sbilanciava, non sapeva cosa fare, dove andare. Avevo bisogno del tempo, giustizia. Mi sembra che lui doveva fare la giustizia con quella ex. O è una moglie con quella lui era in fase di separazione, o lui doveva separare con una moglie. O comunque, se non è una moglie, può essere che una ex le ha fatto male. E lui non riusciva a entrare con cuore, con anima in una nuova storia proprio perché, non so, cioè, sapete questa voglia di vendetta? Io la conosco bene. C'è cioè, una cosa, un pizzicotto, no? Dare a quella ex. Quindi non era proprio con la testa vicino a te. La giustizia voleva fare a questa donna. Oppure fase di separazione, ragazzi. È la mia ragazza, cosa con lei volevi? E lei va, regina di bastoni. Tu lo accendevi, vedete che qua nera gatta, che anche nera gatta parla di cagata, nera è un mistero, no? Misteriosa, magari un po' strana, interessante. Gattina che lo accendeva la passione dentro di lui. Cosa voleva? Passione voleva. Voleva stare bene, ma anche con la possibilità, possibile crescita. Sì, lui pensava che col tempo, magari tra di voi, potrà nascere qualcosa. Però
non solo passione lui voleva, voleva qualcosa di più perché noi ce l'abbiamo re di denaro. Però siccome c'è vicino questo re 3 di spade, vuol dire che non era proprio possibile. Perché non era possibile? Perché siete in tre, lui, te e questa ex. Apriti, cos'era? Ancora può essere. Diavolo. Ragazzi, guardate un'altra carta. Un'altra carta che mi è finita di un altro mazzo. E il diavolo, tre di spade, diavolo. Andiamo a aprire. Sapete che tre di spade, diavolo, quando parliamo di una situazione così, potrebbe significare un effetto magico. Ora vado a controllare. Può essere magia questa, così saprò come leggere. Tre di spade con il diavolo, cosa significa? Sei di spade. Regina di bastone. Sì. Sì. Oh, luna, ragazzi. Ora non vi voglio spaventare, ma allora, questo uomo era veramente preso da te, ok? Ma siccome c'è questa cosa che gli pesava tanto, lo legava a un'altra donna, che, attenzione, non dico che lei veramente l'ha legato a sé con le macumbe, fatture e queste cose qua, però ci sono le donne che hanno dei poteri, ok? Che sono le streghe, ma magari anche non lo sanno che sono streghe. E loro se si arrabbiano tanto, possono dire qualche cosa con emozioni, no, forte e distrugge energie di altro, così, momentaneamente, come si dice. Quindi, quest'altra donna, ora non voglio mettere mano a fuoco e dire che lei l'ha incantato, ma lei comunque le ha distrutto energia tanto e lui si sente legato a lei in un modo inspiegabile. Con la mente razionale lui non riusciva e non riesce a spiegare che cosa era. Cioè, magari non l'ama, non la vuole, magari quando sta vicino a lui, questa donna, lui vuole anche, non so, prenderla per la gola, però non sa perché non riesce a staccarsi. Ecco, e quindi mi viene come motivo principale per cui lui non poteva vivere pienamente la storia con te. Ok, adesso andiamo a vedere tre carte. Uomo, cosa adesso vuoi con la ragazza che guarda i video? No, adesso facciamo la domanda. Tu pensi alla ragazza che guarda video? Guardate, sono cadute le carte. Andiamo, tutto un conflitto interiore. Se pensa, guardate quanti pensieri ce l'ha. Qui qualcuno, non so, forse tu eri venuto in sua città, oppure ti sei trasferita vicino a lui, oppure lui ti aveva incrociato in strada. Questo di sorpresa. Allora, lui pensa che ti vuole vedere per strada, vederti, ti vuole, sì, ti vuole vedere per strada, incontrare in strada, oppure lui ti aveva già visto e da lì ti pensa, ora dipende, sono cadute queste carte, sì, ti pensa e ti vuole vedere, già da qui posso rispondere che ti vuole vedere. Ok, altro, dimmi tre carte, cosa vorresti in questo momento dalla ragazza? Vedete, lui sta sempre che sta programmando qualcosa, però ci sono questi ostacoli, papessa, vedete, ostacolo papessa, energia questa strana di un'altra donna che può essere veramente che lei sta facendo qualche cosa brutta. Se tu pensavi questo già, che la sua, non so, ex, incantato, che lui è strano, che lui non è più lui, che tu non lo riconosci, che non so, una persona che viveva una vita sana, inizia a bere alcol, inizia a usare altre sostanze, che è depresso, che non è stabile, che ha ansia, tutto questo indica che può essere presenza di una fattura.
una persona distaccata, una persona che perde amici, che si è isolato da tutti, sta per conto suo, più che uno che magari se ce l'aveva figli, neanche si figli non considera più. Questo è un primo segno che può essere fatto. Tanti segni che possono significare questo. Cosa vuoi? Incontrare vuole. Ti vuole incontrare, vuole vederla, vuole incontrarla, vuole andare avanti, provare di costruire un rapporto abbastanza serio, stabile. Ok, se ti riconosce, se tutto quanto ti risuona, andiamo a vedere se ci sarà questo incontro. Ora. Così era. No, non sarà incontro. Per adesso questo incontro non sarà. Incontro nei social potrebbe essere, ma comunque qui c'è la distanza, qui ce l'abbiamo un mondo, qui può essere una grande distanza, ragazzi. Per adesso non vi dicono che non potete incontrare. No. Però il pensiero rimane. Una carta, ma aggiungiamo una carta. Ma anche lui, vedi, si blocca, freddo, si blocca. No, qui c'è presenza di un'altra persona. Qui c'è presenza di un'altra persona. Lui qua dovrebbe scegliere tra te e un'altra persona. E non vuole scegliere, non può scegliere, e anche per questo motivo tra di voi adesso non ci sarà incontro. Per un momento è così. Poi sapete che le cose cambiano, le energie cambiano, tutto nella vita cambia. E un futuro sicuro non esiste. Perché quando parliamo di futuro, almeno 5-6 varianti del futuro ci sono. Quindi va bene, facciamo così. Cosa tu potresti fare per incontrare lui, se tu lo vuoi vedere, se tu lo vuoi rivedere? Tu cosa potresti fare? Così si pongono le domande. Quando noi cambiamo il nostro atteggiamento, e anche il futuro cambia. Il futuro è il risultato dei nostri pensieri, sì, nostra energia, e anche il nostro comportamento, nostro agire. Da questo dipende il nostro futuro. Quindi tu agendo diversamente, puoi cambiare il futuro. Cosa potresti fare? Dice niente. Potresti fare, sì, potresti, il mago. Il mago cosa potrebbe fare? Per adesso niente, bisogna che passa questo tempo. In questo momento non puoi fare niente. Poi più avanti sì, puoi cambiare tutta questa situazione e lo potresti anche vedere. Cosa dovresti fare o cosa dovresti sapere? Niente, le carte dicono che tu proprio adesso ti devi calmare, tranquillizzare la papessa, tu con la tua buona energia, papessa e nove di denaro, energia di alta qualità, quando tu sei
Bella carica, sicura di te stessa, sicura di tutto ciò che succede intorno a te. Tu sei, quando tu sei in questo stato, che tu sei sicura di te stessa, della tua energia, tu decidi come quello che accade intorno a te, quando la tua energia è allenata. Quindi le carte dicono che in questo momento, per diversi motivi che noi non possiamo sapere, come suggerimento che c'è un'altra ragazza in ballo con quale lui adesso dovrebbe risolvere una sua situazione personale, una lezione sua che non riguarda noi, cioè te, adesso tu non puoi fare niente, adesso tu devi stare tranquilla, 4-4. Però in futuro, se tu vorrai vederlo, rivederlo, tutto può cambiare. Adesso semplicemente fai le cose tue, concentrati sul tuo lavoro, aiuta gli altri, se ci sono le persone che tu puoi aiutare, aiuta altri, allena la tua energia questa, cioè facendo il bene anche l'universo ti farà del bene. Mi viene questo adesso. Se hai possibilità di aiutare qualcuno che ha una situazione come la tua, a tirarlo su con qualche buona parola, non lo so, dipende come tu puoi aiutare. Anche l'universo lo guarda, lo riserva e le tue preghiere, diciamo, saranno ascoltate. Perché comunque, non adesso però, più avanti, perché comunque sei di bastone dalla parte tua, cioè la vittoria dalla parte tua, e non devi piangere. Ok, questa era la seconda variante, ragazzi. Ho finito. Raccontate come vi siete trovati. Mettete like, dislike, quello che volete. E vi invito ancora, vi ricordo, di partecipare a quiz, di seguirmi su Instagram, Anira Tarò. Questo video ha vinto. E io credo che farò anche altri due, penso, perché hanno ricevuto tante persone hanno votato, quindi io penso che farò anche quelle altre due. Erano quattro in realtà, ma quelle altre due hanno preso tanti voti, quasi uguali. Quindi penso di fare più avanti, vediamo. Niente, adesso stoppo video e andiamo alla terza variante. Andiamo avanti, variante numero 3. Questa stella. Ok. Voglio lavorare con queste carte, vai. Adesso tu pensa alla persona, a lui o lei, puoi pronunciare il nome suo, anche il tuo. Ok. Tre di spade, terzi. Tre di spade. Possono essere molto grandi differenze per cui voi non potete stare insieme. Può essere una karmica storia impossibile, come un amore impossibile, come una storia così importante da vivere, cioè una storia importante che ti manda l'universo per capire determinate cose, per crescere spiritualmente. Possono essere anche differenze di età, qualcuno sposato, qualcuno no, tutti e due sono impegnati con altre persone, può essere la distanza, può essere il colore della pelle, diverso, religione e tante altre ancora cose. Può essere proprio una grandissima differenza di età, ma sentimento c'è sentimento, ma ostacoli sono grandi. Possono essere anche i terzi, come la famiglia di persona. Cioè, la tua famiglia o la sua, non è d'accordo, tipo Romeo e Giulietta. Ok, qualcosa così. Adesso andiamo. Tre carte, chi è lui? Ma mischio ancora. Tre carte per descrivere lui, la persona. Guardate, sono cadute carte, io volevo prendere così. L'uomo sta in appeso, ma meno male che sta combattendo con il suo appeso. Diciamo che nella sua vita c'è una situazione che è bloccata, è difficile da smuovere, è difficile
Cioè lui non vuole accettare la situazione sua e combatte, ma per me combattere con il peso è come combattere con il vento, cioè andare controcorrente che non c'è nessun risultato. E il risultato, per avere il risultato bisogna trasformarsi, vedete come parlano i canti in sintonia con me, è morte, cioè bisogna cambiare il punto di vedere le cose, cambiare occhi, cambiare la prospettiva, cambiare l'atteggiamento, lui deve cambiare qualcosa e lui invece di cambiare combatte, combatte con ostacoli non quelli che ce l'ha lui dentro di sé, ma combatte, non so, con le persone combatte. O altro, c'è la grande responsabilità. Può essere una persona che invece di superare le cose, cioè questi ostacoli seri, lui scappa tipo, e si diverte. Oggi io voglio stare bene, io non voglio crescere, non voglio trasformarmi, non voglio niente, voglio divertirmi, voglio andare in un viaggio, voglio conoscere qualcuno. Voglio bere un bicchiere di vino con un amico o amica e non pensare a domani. Domani arriverà un giorno. Una cosa così sembra che per la persona sta scappando dalla responsabilità, ecco, la sua responsabilità davanti a se stesso più che altro. Ecco, e la luna ce l'abbiamo. Sì, ruota di fortuna. Allora, la situazione è parecchio bloccata perché lui può essere anche che ha dipendenze di diverso tipo dipendenza da psicofarmaci, dipendenza da alcol, dipendenza da tante altre cose che cambiano la sua testa, tipo alcol, droga, stesso rock and roll, no? Non ce l'ha la fortuna, sembra che vive in un modo sbagliato che la vita le chiude tutte le porte davanti, cioè, sta andando contro corrente. Così. Tre carte, chi sei tu? Descrizione di persona, di carattere. Questo è un po' quello che mi hanno detto di lui. Adesso voglio vedere te chi sei. Lavoratrice, ti sei annoiato, routine, tu vuoi qualcosa, anzi sembra che tu non vuoi più niente, un po' di routine ce l'ho, noia, ti sei annoiata, te chi sei? E adesso voglio prendere due carte, queste carte mi risponderanno alla domanda, se voi riuscirete a vederci. Se ci sarà ancora un incontro, se lo rivedrai, che ci sarà questo incontro. Basta. Ok, andiamo a vedere ancora di carattere su chi è questa persona, Stella. Stella. Ora però devo capire, o lui Stella perché sta idealizzando le cose, sognatore, sogna tanto, o lui Stella perché pensa di essere un qualcosa che bisogna, non so, bisogna combattere per ottenere le sue attenzioni, bisogna combattere per lui perché lui è una stella. Cioè. No, no, apriamo, in che senso Stella? Apriamo cosa significa questa stella. Lui stella. Ah, stella. Uomo un pochino si è perso tra illusioni e realtà. Ok? Lui qua stella, intorno a lui deve girarsi tutto, le dame devono amarlo, volerlo, coccolarlo. Lui in centro di attenzione. Lui stella qua. Cioè, per me questa persona manca tanto la responsabilità, deve crescere e non importa quanti anni ha. Andiamo, ecco, guardate, trasformazione, morte.
Entrato, sì, lui è entrato in questa morte da tanto tempo, ma la trasformazione non finisce. Sì, è iniziato il cambiamento interiore dentro di lui, però non finisce. Diciamo che lui un pochino si è tranquillizzato, un po' cambiato, non dal tutto. Tipo una persona che prima viveva una vita proprio da urlo, non dormiva mai, solo si divertiva, per esempio, come esempio. Adesso dorme di notte, non so, non 8, ma 5-4 ore, dorme di più. Ma già, cioè, un pochino è cambiato, ma non quello che dovrebbe essere cambiato veramente. Sta diventando un pochino più razionale, un po' magari più spento. Più invecchia, ragazzi, sta invecchiando. Però la radice rimane quella, senza responsabilità. Tu 3 di spade, vedete qua, ragazza. Lei ama sempre. Tu sempre prende nuova direzione, sei sempre in viaggio. Vedete qua, valigie, lei in vacanza va, lei sempre in movimento. Tu, a te ti piace programmare le cose, organizzare le cose per la tua vita. Cioè, tu vivi di viaggio, di passione. Viaggio non per forza viaggio chilometrico, non tutti di voi possono fare viaggi chilometrici, ma non ti piace la monotonia, tu puoi, vuoi movimento. Vivi la vita, passione qua. Il carro, ragazzi, quindi sì, qui può essere che tu viaggi. Qui poteva anche questa storia, poteva essere a distanza e poteva essere proprio che tu venivi in sua città. O tu vieni in sua città, o volevi venire tu in sua città, non lo so. Perché ti vedo io guidare, ok? Tu guidi, guidi bene, no? Sì, la donna carro e 3 di bastone guida bene. O comunque tu sei quella persona, ora a parte scherzi e macchine, anche se può essere comunque questo, tu quando ti metti una cosa in testa, tu la vuoi e basta, io voglio questo, così faccio e faccio di tutto per averlo, per ottenerlo. Se ce l'hai tanto fuoco dentro, e questo è bello, al contrasto suo, lui è più, non importa, ripeto quanti anni ha, lui è più spento. Più morto dentro, tu sei proprio l'accendino, luce, tanta energia qua. Wow, e anche sei di bastone, ragazzi. Di cosa si parla? Allora, ti dico così: tu riesci a ottenere il tuo obiettivo. Se tu ti sei fissata, tu avrai quello che vuoi. E questo proprio complimenti, perché a me mi dicono tu sei questa persona che riesce a ottenere tutto, tutto ciò che vuole. Ce l'hai questa forza di volontà, questa energia proprio. Lui è un po' meno di te, non è come te. Ok, andiamo, prendiamo queste carte, andiamo a chiedere a questo uomo cosa è successo tra di voi. Cioè, secondo lui, gli chiederò di descrivere la situazione tra di voi. Tre di coppe? Ah, ragazzi, le stesse carte venute. La stella e 3 di coppe. E lui sempre, lui vuole avere tante donne, o lui dipende dalle donne, o lui piace proprio, cioè lui si, come per lui la donna è come una musa. Gli piace perché lui magari è un pittore, gli piace la donna perché lui disegna donne, uno fotografo che gli piace fotografare una donna. E lui dice, la bellezza femminile lo ispira parecchio. Però comunque è parecchio, è tanto, tanto, tanto tra le nuvole, uomo. Mischio meglio perché sono venute 3 carte così. Mischio meglio. Comunque la stessa cosa ho detto. Cosa è successo secondo te?
Ci sono ostacoli, non lo so. Io vedo che quest'uomo comunque aveva bisogno di te. E sperava, aspettava, sperava di costruire qualcosa. Proprio qui una cosa corrisposta. Anzi, mi sembra come una persona che voleva rimanere con te. Parcheggiarsi, come dico io, per tanto tempo voleva. Però queste tre di coppia ostacolano, vedi? Qui può essere che tu sei quella donna che non accetta le sue amiche e lui ha tante amiche. Oppure ci sono anche tanti altri terzi come la mamma che guarda troppo la vostra vita. Amiche, amici, social, tanti ostacoli. Comunque io qua penso che per questo uomo tu eri molto importante, solo che lui è un sognatore e non si rende conto di quello che fa. È come se tu dici a lui: guarda, a me non mi piacciono, non mi piace che tu esci con tutte queste amiche. Tu gli dici questo, lui non lo capisce. Non capisce come mai, perché non posso. E siccome ho visto quella imperatrice, potrebbe essere che è un'educazione, non è la sua colpa. Ok, secondo te, uomo, cosa è successo? Succedeva? Oh, 3D. Sei di bastone. Ma tu per lui eri tutto ciò che lui voleva. Sì, è quello che avevo visto già, ho sentito tenendo il mazzo. Tu e per lui eri tutto. Lui con te voleva forse anche il matrimonio, se non era matrimonio. Cioè, qua guardate, qua la moglie, che vedevo come la sua futura sposa. Vedete lei con vestito da sposa. Lui con te voleva sposarsi, o forse è sposato. Però il diavolo. Però qua forse è un po' troppo intensa la cosa tra di voi. Tu sei quella donna che lo fa perdere il fiato. E come io avevo già detto, di solito, non so, magari tu non hai visto quel video, lo ripeto, di solito quando un uomo sceglie la donna, lui non riesce a scegliere la donna che lo fa perdere la testa completamente. Perché dopo diventa confuso e non capisce o questo è un amore o io sono semplicemente pazzo, pazzo di lei, è una mia, non so, ossessione, una cosa non sana, la parola è chiara. Perché te proprio sembri come un qualcosa di così importante che di conseguenza questo uomo poteva un pochino comportarsi in modo esagerato, squilibrato anche. Il diavolo, apri il diavolo. Sì, come qualcosa che lui voleva in tutti i costi, un qualcosa di così grande. Voleva, ma non può. Secondo me è ancora così. Vediamo, è ancora così? Sì, è ancora così. Guardate, è così. Allora, lui ti aveva scelto e lui ti sceglie ancora. Ora non importa cosa succede nella sua vita, quanti mogli lui ce l'ha, fidanzate o ancora qualcosa. Perché non sempre noi viviamo con le persone con quali vive il nostro cuore, ragazzi. È così, perché per le mogli scegliamo qualcosa di più comodo, più caldo, meno pericoloso, perché qui c'è parecchia tentazione. Non lo so, diavolessa in questo modo se riusciva a preparargli una pasta. E non dico che tu non sei in grado di preparare questa pasta, ma io vedo proprio tanto sesso, tanto ossessione parecchia, proprio questa cosa di appartenere, di avere. Qui tu puoi essere che anche tu hai un carattere abbastanza forte, un po' sei una dura, un po', come dire. Con la testa alta, c'è cioè una cosa per lui difficile, ok? Abbiamo visto anche nella descrizione che tu sei una persona decisa, forte. Qui può essere una donna che ha parecchio testosterone come donna, insomma, baffi ce l'hai, i peli ce l'hai, baffi.
No, a parte scherzi, cioè, tu ce l'hai in questa maschile in carattere. Lui vicino a te è un po' più semplice, più debole, ok? Tu rimani comunque per lui qualcosa che lo lascia senza il fiato. Anche adesso ho chiesto. Ecco, è il problema, uomo. Allora, perché la ragazza guarda questo video e chiede se vuoi, se lei ti potrà rivedere, se per lei, per te è così diavolessa? Cos'è? Dove è il problema, uomo? Spiega. Qui può essere la strada, per tanti, distanza. Ma qui possono sapete cosa è qua? Che allora c'è questa luna. Questo uomo non riesce a vedere la soluzione per la situazione creata adesso. È come quando una mosca, no? Batte. L'avete visto? Penso che tutti avete visto. Una mosca che batte contro vetro, no? E tu dico, guardi questa mosca, la finestra è aperta, scappa, perché batti contro questo vetro? E anche lui, la finestra è aperta, vai, ma lui non lo vede, continua a battere la testa o becco, là dove, no? Dove è il problema? Imperatrice. Ecco, chance. Ah, ok, va bene, guardate, questa sei te, questa imperatrice, e questo è lui, re di bastone. Io cosa posso dirti? Questo uomo ti ha messo, cioè, ti ha idealizzato in un modo che non lo so, ora cerco di farti capire perché non sono italiana e per me è difficile spiegare, ma io penso che sei una persona intelligente riuscirai a capire cosa voglio dire. Cioè, imperatrice è uno di denaro, è tipo una donna che io ho sempre sognato, una donna che ha un sacco di valore per me. Cioè, lui ti idealizza un po' troppo, tu per lui diventi quasi divina, cioè una cosa molto forte. E lui è re di bastoni, e re di bastoni è quello che ama libertà, quello che, cioè, diciamo che un pochino ti vede come la donna per sposare, ma lui adesso non è pronto, diciamo così. O perché ci sono altri ostacoli, perché è difficile per lui. Troppo. Comunque, qua diciamo tu sei troppo per lui, anche questo. Diavolessa, imperatrice, uno di denaro. Cioè, tu sei troppo, tu sei tutto ciò che lui poteva volere, fisicamente, mentalmente, a letto, e lui è moscio. E quindi cosa tu scegli, uomo? Scegli qualcosa di più semplice? Cosa tu scegli? Lui sceglie di migliorare, crescere, impegnarsi, lavorare, guadagnare e farsi la. Ah, ok. Per adesso lui non può scegliere una donna così impegnativa. Eccoci, così. Per adesso lui non è in grado di scegliere una donna impegnativa, questa strada difficile perché si vede che hai un carattere, quel buon carattere, e per poter stare con te qui bisogna anche sacrificare qualcosa, imparare a comunicare, cioè bisogna lavorare, lavorare in tutti i sensi, non solo sul rapporto ma anche con se stesso. E lui bambino, lui paggio. Lui paggio adesso non vuole pensare a queste cose di adulti e per adesso lui vuole lasciare così, però dopo dice se tipo la strada sarà libera, io magari la strada apritemi. No, comunque no, la strada sarà libera. Se non sarà libera, lui la libera, perché lui non è in grado di perderti, cioè non può perderti, ti tiene proprio al cuore. No, ti tiene proprio come mia. Ma per te, ante ragazzo, mi viene una domanda, ma per te è importante cosa pensa ragazza di tutto ciò o no? Per te ciò conta o no? Tu la vuoi rapire? No, ragazzi, non conta. Mi lo immaginavo perché ho sentito questa energia prima. Carta di egoisti. No, non gli frega cosa tu vuoi. Lui vuole te. E tu dovrai aprire la porta. Ok?
quando lui viene. E quando tu pensi di venire, uomo? Lui verrà da te quando lui capirà che le tue difese sono un po' cadute. Vedi, questo uomo ce l'ha problemi con l'autostima, sicuro, perché quello che mi sta dicendo è che sei troppo forte adesso, sei troppo sicura di te stessa, lui ti vede proprio sul piedistallo, cioè lui, tu sei invincibile adesso, troppo stabile, non ti si può manipolare, non ti si può squilibrare. E quando tu perderai le difese un po', non so se lui vedrà che tu sei un pochino più morbida, più fragile, più magari c'è qualcosa di negativo nella tua vita, anche se sono brutto, ma è questo qua, voglio farti capire. Se lui vedrà che tu sei proprio caduto giù, che non sei più così alta, ma sei caduto un po', così lui farà il suo ingresso tu-du-du-dum, in questo modo nella tua vita. Finché sei sul piedistallo, questo si nasconde. Si nasconde anche da te, perché stare vicino alla persona che ti fa l'ombra non è bello, no? Ma qual è il problema lui, ragazzi? Ma l'abbiamo visto anche all'inizio. Il problema è lui, il suo modo di vedere. Abbiamo visto che c'è qua, c'è tanto da cambiare, nella testa cambiare. Lui ti vede in questo modo, a lui gli sembra che, quindi lui sceglierà qualcuna magari più semplice, qualcuna con quale lui si sentirà, cioè troverà qualche ragazzo un po' più poverace per sentirsi capo, torro, come dico io, no? Cioè questo mi sembra, cioè, e questa energia, non so se ho spiegato. E vabbè, è così. Andiamo a vedere se ci sarà questo incontro. Wow. Incontro ci sarà. Non adesso. Sicuro ci sarà. Ci sarà perché qui ce l'abbiamo una giustizia. Cioè, se non vi incontrerete, la vita vi farà rincontrare e dovrete imparare anche a comunicare. Questo cancello, questo isolamento, perché a quanto pare qui può essere una situazione anche per qualcuno, per tanti di voi, dove voi siete anche bloccati, proprio nei social bloccati, che non potete parlare. Cioè, mi sembra che voi avete una questione non risolta. E quindi, se voi non risolvete questa cosa tra di voi, il divino lo farà per voi. Dovrete incontrarsi. Oh, sì, dovrete. La vita vi farà incontrare. Andiamo a vedere quanto presto sarà. Se mi diranno, Non sempre le carte dicono. Ora io sto aspettando questi oracoli di America. Vediamo come parleranno. Anche se io dico la verità, io sto molto bene con tarocchi. Io con oracoli non. L'energia di toracoli. Di toracoli. Toracoli bisogna. Sì, creare carte toracoli. Toracoli possono essere, lo sapete chi? Questo è adesso, ho inventato questa parola, toracoli. Ma per esempio anche Manara. Manara sono toracoli, sì, sono tarocchi con oracolo, perché i Manara si può leggere solo guardando la immagine. Sì, non solo guardando l'immagine, ricordando anche il sistema. Però non è proprio il sistema di Waite, non tutto. Toracoli. Allora, dicevo. Oracoli hanno un'energia più semplice, meno vibra. Invece i corvi vibrano, sapete come? Che io se lavoro con corvi un giorno, alla fine della sera io caput. Io caput. Ok, quanto tempo? Tanto? Poco? Quanto? Quanto?
No, no, incontro sarà, ragazzi. Madonna, cosa ho fatto? Sì, quando ci sarà la trasformazione. Qui può essere anche questo ragazzo, ha una nuova frequentazione, una nuova storia, e quando questa storia finisce, la porta sarà aperta. Qui può essere anche che questo uomo adesso ha incontrato una donna che gli farà un po' caput, come dico io, che lo metterà in questa trasformazione. Che lui la dovrà completare quando lui sarà cambiato con nuovi occhi, ci sarà e vi sarà dato questo incontro. Per adesso no. Oppure se lui non ce l'ha un'altra persona, ora devo dirlo, se lui non ce l'ha questa persona, ok, com'era? Era così. Vuol dire che non mi ricordo ora, comunque mi sa che così era. Comunque non. Eccoci. Se non ce l'ha questa nuova persona, vuol dire che bisogna che lui completa questa sua lezione, impara qualcosa, deve bollire in succo un po', perché lui non ti può perdere assolutamente. Cioè, quando lui capirà che tu non ci sei più nella sua vita, che tu hai volato, che hai trovato un altro, che sei felice con un altro, forse la trasformazione inizierà a funzionare più velocemente. Sarà costretto a cambiare, maturare, e così con nuovo impulso, incontro. Ok ragazzi, io ho finito, quindi noi abbiamo due varianti, sì e uno no, ma no con non proprio no. Questione del tempo. E vi ricordo che, cioè vi ricordo, vi devo dire, se voi volete qualcosa e credete, basta cambiare. Cioè, se voi non riuscite a ottenere un risultato in quale voi sperate, cioè non riuscite a ottenere quello che volete, non dovete andare controcorrente e battere come la mosca contro il vetro. Bisogna cambiare se stessi. Lavorando con se stessi cambia tutto e fuori, perché noi siamo ciò che noi circonda, come dico, noi siamo ciò che mangiamo, è verità, è vero. Ok, io ho finito, vi ricordo di venire su Instagram e seguirmi, Anire Tarò, e partecipare in quiz. Se voi sarete tanti, sarà più bello scegliere interattivo, anche se questo interattivo è decisamente vincitore, perché ho avuto tantissimi voti, quindi senza dubbio ha vinto. Bravo! Ha vinto! Io allora ho finito, vi saluto, vi bacio. Ciao ciao!